Allora, ci spieghi quali sono le caratteristiche principali di questo motore, quali sono i suoi punti di forza, la potenza, i consumi e su quali macchine potrà essere trovato? Ciao a tutti, innanzitutto, qua siamo riuniti per presentare questo nuovo motore, il 1000, che è il primo del segmento C, è 999 di cilindrata, quindi il numero non è casuale, e la Focus è la prima vettura che lo monta. È un motore Ford EcoBoost innovativo che fa parte della famiglia dei motori EcoBoost ed è stato studiato per garantire divertimento, prestazioni di guida e soprattutto costi legati all'assicurazione e ai consumi abbastanza ridotti, visto che oggi è un tema molto, molto caldo. Il motore ha due derivativi di potenza, 120 e 125 cavalli, inizialmente sarà montato sulla Focus, poi arriverà anche sulla C-Max, sulla B-Max in una versione da 100 cavalli e anche sulla piccola Fiesta in una versione da 85 cavalli. Abbiamo parlato della questione economica, che risparmi potrà consentire questo nuovo motore? Il motore è molto parsimonioso, sicuramente c'è un risparmio legato all'assicurazione perché il calcolo viene fatto su una cilindrata di 999, un risparmio legato sicuramente ai consumi in quanto consente di arrivare a percorrere quasi 20 km con un litro, chiaramente in condizioni di tranquillità stradale, e sicuramente un risparmio di emissioni in quanto arriva ad emettere 114 grammi di CO2, che oggi è anche un tema molto sentito, quindi tre elementi importanti. Se lei dovesse convincere un nuovo cliente Ford a scegliere questo motore piuttosto che un piuttosto che un turbo diesel, che cosa direbbe? Ma sicuramente lo convincerei facendo provare la macchina e secondo calcolando quanto è il suo costo legato all'assicurazione e quanti chilometri percorre ogni anno, sicuramente troverebbe la soluzione. Un'ultima parola sui costi, ci può quantificare il risparmio esatto di questo motore rispetto sul prezzo finale dell'auto, rispetto al passato, ad altri motori? Il prezzo di listino del motore è lo stesso della precedente versione 1600 benzina tradizionale da 125 cavalli, con la differenza che un motore 999 di cilindrata e che ha un 20% di costi di assicurazione in meno.